non potevamo non provare a parlare con l'uomo più invidiato d'Italia. E io spero che lei sia conscio di questo titolo che ormai le spetta, perché io qui leggo Anna Falchi paparazzata a Roma con il nuovo fidanzato. Quindi faccio cronaca e riferisco, ma mi tocca, come dire, indagare meglio questo dossier, chiedere una conferma o una smentita. No, no, confermo, le foto sono inequivocabili, quindi non è che posso non confermare una cosa oggettiva. È in corso una frequentazione con Anna Falchi, diciamo che è un periodo molto felice della mia vita, sono contento, se sono rose fioriranno. È evidente che sono eterosessuale, spero che non diventi un problema, ecco. Sarà sicuramente attenzionato ma politicamente corretto, ma mi corre l'obbligo a questo punto di chiedere se è diventato laziale, nel senso di tifoso della Lazio. Beh, sai, di fronte a certe cose poi di necessità ne devi fare in virtù e quindi forza Lazio sempre. Capisco lo spirito della sua risposta. Io poi, tra l'altro, fin da bambino ho portato addosso i colori bianco-celesti e quindi a maggior ragione forza Lazio, forza Lazio. Vabbè, facciamo finta di prendere per vera quest'ultima notizia sulla sua fede biancoceleste infantile. Mi permetto di essere scettico, ma parla l'invidioso che è in me. Ha comunque vinto lei. Quindi, insomma, ci ha confermato tutto ai microfoni di Radio Libertà. Possiamo smarcare questa priorità del paese. Sì, sì, confermo. Ripeto, le foto sono oggettive, io confermo e lo faccio anche con un briciolo di orgoglio. Ciao Giovanni, ciao. Posso capire, buon lavoro. Grazie, ciao.